Si chiama La Parola Crea ed è uno spazio di ascolto psicologico rivolto a tutti i cittadini residenti nel comune di Mondolfo che sentono la necessità di un confronto con personale qualificato al fine di ricevere una consulenza e un sostegno di natura psicologica in relazione a temi ed eventi della propria vita personale o familiare. Il progetto è stato presentato ieri dal sindaco Nicola Barbieri, dall'assessore ai servizi sociali Alice Andreoni, dal consigliere con delega alla cultura Even Mattioli e dalla psicologa psicoterapeuta Silvia Lippera. In questa accezione di cultura diversa dal solito, nell'ottica del promuovere una cultura del benessere psicologico e fare un'attività di prevenzione primaria rispetto al disagio psichico. E allo sportello sarà presente una professionista, la dottoressa Silvia Lippera, che ringraziamo, che collaborerà con noi, e questo sportello nasce proprio con l'intento di voler intercettare i bisogni d'aiuto. Sappiamo tutti che veniamo da un periodo post pandemia che ha amplificato e ha aumentato in maniera molto molto rilevante le richieste di aiuto per tanti motivi che possiamo immaginarci. E questo sportello nasce proprio con l'idea di accogliere questi bisogni di aiuto, offrire alle persone uno spazio di confronto su alcuni temi, problemi che sentono di vivere in questo momento. Lo sportello sarà allestito a Villa Valentina in Viale Carducci a Marotta. L'accesso sarà gratuito e su prenotazione. Per fissare l'appuntamento si potrà inviare una mail oppure telefonare al numero indicato nei giorni e negli orari prestabiliti. Un servizio che nasce con l'obiettivo di sensibilizzare e promuovere una cultura del benessere psicologico e facilitare la possibilità di richiedere aiuto da parte delle persone. Giovedì 27 aprile a Marotta, presso la Sala della Croce Rossa, presenteremo il nuovo servizio in una serata dedicata al tema del benessere psicologico e sarà ospite anche il nostro concittadino Davide Mazzanti, commissario tecnico della Nazionale di Volley Femminile, che sarà testimonial d'eccezione del progetto e per questo lo ringraziamo.